Che bello, siamo qua, la vacanza, finalmente è finita la scuola, profumo di estate. Sono qui con i miei amici indigeni e tutti balliamo felicissimi. Che allegria! Guardali anche lì sopra, ciao ragazzi! Io amo questo posto, è incontaminato dalla tecnologia, non c'è il computer, non ci sono le occhiaie, non c'è niente, salute e salute, si vola e si va. Guardali come vivono felici e indisturbati, sono dei grandi, guarda questa che balla al centro. Grandissima, questa è la tenda del villaggio, loro mi trattano come un dio, io sono il vostro signore padrone. Qui abbiamo le barche, un bello squalo che sta lontano perché ha paura Sebastiano. Che mosse! Grande! Pure le piante crescono perché gli dà energia questa danza, questa foresta, queste pannocchie, queste piantagioni, questa insalata, questo magazzino, quest'altra tenda, questi ragazzi. Bellissimo! Ok, quest'isola è un'isola di pace, un'isola da andare quando vuoi rilassarti, quando la vita è bella. Ah, sarebbe un vero peccato che tutto questo prima o poi sparirà. Guarda che c'è pure la tartaruga! Sapete una cosa, però ero curioso di visitare il vulcano. Guarda qua il Monte Fuji. Si chiama Monte Fuji perché tra poco mi sa che le persone fuggiranno. Ah, è il vulcano! Sapete cosa ho qui? La vedete cosa ho qui? Questo villaggio. Molto felice, molto felice. Peccato, peccato che siccome è un'isola hawaiana, nelle isole hawaiane tendono a fare una pizza che io ho il sangue italiano, neanche tedesco. Comunque non posso accettarla. E allora, dato che loro adorano il vulcano, chiederò al signor vulcano: a lei piace l'ananas? Ananas, ananas, ananas! Ok, credo che il vulcano non sia molto contento. Sta eruttando il vulcano. Casino. Ma adesso andrà a valle. Tutte queste persone moriranno. Scappate, scappate. Ok, mi sono pensato, scendendo. Cosa state facendo qui? Pazzi, pazzi. Perché ballate? Pazzi. No, oh, mamma sita. Ragazzi, no, non è possibile. Ho creato un devasto. Beh, ora capite cosa fa l'ananas. L'ananas uccide. L'ananas non aiuta. Tu che poi perché... No, no, non sanno niente, non sono capaci. Ragazzi, ragazzi, che facciamo? I gabbiani, dimmi di sì. Guarda, il gabbiano ha già capito, scappa, vola lontano. Sta arrivando le nostre insalate, le nostre pannocchie, diventa popcorn. Pure il popcorn, almeno quello gratis. Lei cosa sta facendo qui? Mettiti in salvo, Johnny. Fai qualcosa, vola via. Grandi gabbiani, grandi gabbiani. Grande, salvatelo, mamma mia, eroe, eroe vero, sei un grande. Oh cavolo, io devo però mettermi in salvo. Ce la farà a scappare? No, sono troppo curioso. Gli altri tutti morti. Dai, portatelo, portatelo in salvo. Questi qua che ancora ballano, scemi. Secondo me cade. No, no, già. No, vedi, vedi a ballare, bella la danza cagliente. Bella, bella, veramente bella. Ma porca trota. Ecco, 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 pizza all'ananas. Un abominio della natura. Ananas on pizza. Giustamente. Frate, ma giustamente impizzato. Hanno dovuto pagare il pizzo della pizza. Signori, però dovete sapere che questo gioco è pieno di segreti. Infatti, ho sentito dire che puoi vedere tutte le morti del villaggio. Quindi è un po' speciale. Siccome, cioè, vedete qua, ognuno fa delle cose diverse più o meno. Cioè, ok, tutti ballano come dei drogati, ma qualcosa di interessante potrebbe succedere andando in giro per l'isola. Quindi, vediamo un po'.
Nanasita! Mamma sita, mamma suta! Sto risorgendo! Questo vi insegnerà a non tradire la nostra Italia! Scendi, vulcano, scendi! Che ora le cose cambieranno! Oh, 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 oh. Oh mamma, mamma, mamma! Mamma, mamma! Maronne che sto scendendo! Dark humor proprio! Dark perché diventeranno tutti brustacchiati! Ma anche perché voglio dire, c'è la musica tutta allegrissima, così, e io che ballo mentre tutti crepano male. Scappate, che fateli! Ma sono sordi. Cioè, ho capito, loro a suon di ballare non si accorgono che c'è dietro il coso. Ai, 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 ai. A qualcuno si può... Brava, brava, brava. Ok, dovete scappare, dovete scappare. Bravi, ragazzi, bravi. No! Quello ha fatto cadere la torcia, quelli lì intrappolati. No, fate qualcosa. Andate avanti lo stesso! Fate la torcia umana! Spegnetelo! Bravo, bravo! Ok, uno ce l'ha fatta, uno ce l'ha fatta. Gigi... No, gli altri scemi. Questo... No, rotolati! Fai qualcosa, qualcuno aiuti! Che fai tu lì ancora a ballare? Aiuta il tuo amico! No! 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 È evaporato nella lava, signori! Ma ci sono pure gli squali qui! No! Niente, andati, andati. Guarda quello che corre! Ma provano ad andare, ma gli squali li ammazzano tutti. Questi adorano gli dei del fuoco, Aug, dei del fuoco, Aug. Ah, gli dei del fuoco vanno male, ai 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 ai. Mamma mia, che mentalità primitiva. Che mentalità, cos'è quella? La roccia pure. Il vulcano ha fatto esplodere tutto. Un'isola così bella, doveva essere una vacanza. Sono curioso della tartaruga, voglio vedere cosa fa. Moriremo tutti nella lava. Pompei all over again. Fa anche la Reim. Ma come fa? Perché voglio vedere, la tartaruga è troppo lenta. Non può salvarsi. Cioè è impossibile che la tartaruga... Non ci credo. Dove è andata? Continua ad andare. Guardala, 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 guardala. Wow, salvati almeno tu. Incredibile. È affondata però. È affondata. Giustamente. Ragazzi. Sì, sì. Tanto gli squali se li mangiano. Questi abbiamo visto. Ah! Ah! Brutta, brutto, brutto! Brutto! Brutto, brutto! C'è qualcuno che si salva? No! Ecco le rocce, guardalo lì! Boom! No! Sulle barche! C'erano delle persone che scappavano sulle barche! Oh, la sfiga! La sfiga! L'ananas sulla pizza porta sfiga! Rimanete lì, mi raccomando. Forse sulle rocce non morirete. Forse se state sulle... Quello là, quello là. Tu sei l'eroe. Tu che hai capito tutto, ti sei già messo in alto. Bravo. È un genio questo. È il Q2000. Oh, vedi? Vedi che ce l'ha fatta. Quella là si guarda attorno e ce l'ha fatta. Quindi c'è un modo per sopravvivere. Grandi. Quelli sulle rocce hanno capito tutto. Per forza. No! Perché cado? Cos'è? Si sono tirati... Cos'è quello? Perché? Perché una bottiglia li ha presi sotto? Ma che scemi sono stati? Ma che scemi... Ma siete idioti! Potevano almeno riprodursi. Guarda come crolla tutto. Ma come schifo è! Certo che anche noi umani siamo scemi. Cioè fare una popolazione di fianco a un vulcano attivo. Sto scendendo, ragazzi! Guardalo! Questi li voglio vedere. Mamma mia, cosa state facendo? Ma qua c'è un'ottima visuale sul massacro. Potrei prendere le barche. Però abbiamo visto che quelli che prendono le barche muoiono. Quindi non lo so se è una buona idea. Fate qualcosa! Qualcuno ha messo un'ananas sulla pizza. Fate qualcosa! Scappate! Brava! Sei tu! La scaletta! Vai, 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 vai. Geni. Geni. Hanno capito, hanno capito. Stanno facendo la scaletta. Si butto giù. Oh! Bravissimi! Che geni! Hanno trovato la tattica. Sono quasi arrivati a terra, dai! Sono quasi arrivati a terra. No. Ah, è caduta! No, quella è rimasta appesa, dai! Almeno tu! Qualcuno la salvi! Reggiti! Pregano! È arrivato un Pocahontas, non so. Gli ha fatto una magia. Vuole salvarla con la tecnica indigena. La tecnica indigena funzionerà. Dai, 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 salvalo! Ah no, ha preso fuoco anche lei! No!
No, ma dai, è tutto è la sfiga. Con l'ananas manco la magia funziona. Andiamo, l'ultimo è il ballo della muerte. Guarda quelli! Scemi che siamo appesi sopra l'albero per salvarsi. Ma gli alberi crollano, prendono fuoco. There is no escape from lava. The floor is lava, boy. Era già segnato nel destino. La pietra. Mamma mia, non sapete leggere, siete analfabeti. Se aveste letto la roccia, vi potevate salvare. Guarda questi sul tavolo, questi voglio proprio vederli come brustacchiano. Guarda, danzate, danzate per la lava. Uga, uga, uga. Sembra che li sto sparando con una pistola. Guarda quelli sulle capanne. Geni, bravissimi. Dai, veloce. E quello sotto, niente, sacrificato per il gruppo. Ah. E i bambini? Sì, fatto The Floor is Lava. The Floor is Lava. No, la capanna ha preso fuoco, esplosa. Mi giro un attimo. Mi giro un attimo e non siete capaci. Scusa, tu che fai? Hai trovato The Floor is Lava, The Floor... Ora prova a... Cretina. Bastava che rimaneva sul tavolo ed era fatta. Il tavolo era indistruttibile. Porca vacca. E se rimango sul vulcano? Non mi fa volare. Oh! Ah! Se no! Sono volato con la legge! Non ci credo, li ho devastati. Bullying! Ok, ora è giunto il momento. È giunto il momento, signori, di provare a scappare dal vulcano. Allora, questa volta andrò io alle barche. Ragazzi, scappate, mettetevi in salvo, idiomi! Devo andare sulle barche, per forza. Sono le uniche barche dell'isola. Guarda questo cosa fa. Guardati qua cosa fanno. Io voglio capire. Dai, tu che hai capelli bianchi, che sei saggia, che capisci come funziona sto mondo. Ah, è saggia, vedi? Che lei è saggia? No? Ok, brava. Ha capito. La saggezza dei capelli bianchi. La saggezza. Oh no, il cuore. Perché è vecchia. È vecchia, di morta d'infarto. Ma dai, ma dai. Va bene, ragazzi, non importa. Facciamo un nuovo saggio. Sono io. Galoppate. Galoppate. Voi che fate qui? Galoppate. Razza di cretino. Avrete pure rotto. No. Aspettatemi. Vengo anch'io. Galoppiamo. Sì. Vai. Che non c'è tempo. Vai che non. No. E vai a. Niente. Ci raggiungi così. Ce la farà? Ce la faremo? Vai. No. Non lo squalo. Ce la dovremmo fare. È lo squalo. No! Allora non c'è modo di scappare! Non c'è nessuna via di fuga. Era quella più a cui ero più tentato. Ma nada. Ah, lei è un bambino. Era il bambino che andava in testa a tutti. Che c'era... No! Ora ho capito cosa tentava di salvare. Ma è orribile sta cosa, perché poi lei scivola e lei deve salvarlo. Ora ho capito. Dammi il bambino. Wow! Mamma mia. Cioè, tu per il bambino. E che è morto comunque. Ragazzi, sveglia. Non c'è da trallallero trallala. Che triste però, ancora più dark. Ancora più brustacchiato quel bambino. Fate qualcosa. No! È diventato un barbecue. Ecco. Meno male che qualcuno ha capito. Meno male che qualcuno ha capito. Che si è reso conto. Questi no. Nessuno. Questo dovrebbe accorgersi adesso. Perché è la lava che la vede. Signore, ma vedi la lava? Ecco. Ragazzi, l'istruttore se scappa. Ci sarà un motivo. Avete capito? Morale della favola: se voi prendete questo pezzettino e lo mettete su una pizza. Ragazzi, aiuto, la lava si sta alzando. No.